outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place. Ciao a tutti ragazzi, welcome back nel nostro canale. Siamo nuovamente qui nella mia cucina. Nella nostra postazione sì, ormai prediletta. Oggi abbiamo deciso di mangiare un'altra volta. In realtà avevamo promesso questo video nel video che è appena uscito oggi, poco fa, e abbiamo chiesto 20 like. Siamo fiduciosi del fatto che ce li abbiate lasciati. Se non lo avete fatto, vi lasciamo il video. Oggi faremo uno sgarro natalizio. Questa volta è una challenge vera e propria che ci siamo concessi perché... perché abbiamo fatto insieme una challenge che è durata 14 giorni in cui dovevamo ottenere il nostro miglior risultato fisico, quindi avevamo il nostro obiettivo. Abbiamo raggiunto quell'obiettivo e lì ha perso 3 kg e io ho perso quasi 2 kg e quindi oggi ci meritiamo questa mangiata. Dato che mangeremo tanto, abbiamo proprio bisogno di qualcosa che ci aiuti a buttar giù tutto. Prepariamo e arriviamo da voi. Dai, batti le mani per i nostri iscritti. Così? Eccoci pronti con tutto. Intanto ringrazio così in diretta Kilo Checco che ci ha appena commentato il video. Grazie. Appena uscito. Grande Checco. Grazie. Ora, se tu sei quella persona che avrà commentato, avrai azzeccato quello che stiamo per mangiare oggi, complimenti, contattaci magari sui social, sì, così che potremmo darti il tuo regalo. Io ho scelto il pandoro perché a me piace tantissimo il pandoro. Abbiamo trovato questo pandoro un po' particolare perché è ripieno con nocciola e pistacchio, quindi dovrebbe essere davvero buono. Invece io invece adoro il panettone, sono team panettone, mi dispiace per tutti i team pandoro, mi odierete per questo, qualche difetto ce l'ha, e adoro il panettone poi senza canditi, giustamente perché i canditi proprio non ce la faccio, ed è un chilo di panettone. Questo qua invece sono 800 grammi di pandoro. Ho già contato le calorie e macronutrienti, voi li vedrete uscire qua sopra, che sono davvero tanti perché se li finiamo sono 7100 calorie. E stasera pizza? E stasera pizza. Però e lei oggi a pranzo ha mangiato la carbonara, quindi se dovete insultare qualcuno nei commenti, fatelo. Accompagneremo il tutto con un bel bicchierone di infuso e al limone. Che ci aiuterà troppo. Io direi che procediamo con gli spacchettamenti. Sì, perché se non apriamo non mangeremo mai. Stiamo procedendo al tagliamento. Comunque su questo c'è la cioccolata anche sotto. Cioccolato sopra, sotto, dentro e pistacchio. A voi piace di più il panettone o il pandoro? A me il panettone. Tutti piace il pandoro, a me piace il panettone. Con la prima fetta di panettone. Ciao, ciao così. È partito, ok. Buon appetito. È buono. Abbiamo assaggiato il primo e andiamo ad aprire. Madre, mamma mia, ragazzi, c'è uno strato cioccolatoso sopra veramente gigante e dentro c'è il pistacchio e la nocciola, quindi veramente veramente favoloso, ma favoloso favoloso, cioè questo è bellissimo. Guarda che bella esposizione che facciamo adesso. Assaggiamo. Non sembra nemmeno lontanamente un pandoro normale. È veramente buono. Mamma, una torta gigante. Non posso morire, sono troppo giovane.
Amo, guarda che il tuo stomaco può contenere entrambi questi cosi da solo. Lo so. Devi solo crederci. Ma io infatti vado a farlo. Noi abbiamo due tecniche completamente differenti. Lui la velocità. E io la calma. Io so che a un certo punto, a un certo lasso di tempo, la mia mente mi dice basta. E quindi anche se non sono pieno col dolce in particolare, mi fa proprio rigetto, quindi non riesco più a mangiarne. Per cui mi devo sbrigare. Vero? Sì. Sono passati 10 minuti e siamo praticamente a metà. Questo è metà. Tu stai a metà. No, siamo a metà, ma siamo un team. Non è un team. Non è io contro te. No, per fortuna, perché sennò qui. E questo è a quasi metà. C'è rimasta questa colonna che adesso taglieremo e daremo ad azzurra. No. No. Guarda quanto ci è rimasto. Dai, facciamo a metà di questo. C'è tanto pistacchio dentro. E questo è la metà della metà. Cioè due metà che fanno un'unità, un'interezza. Ne vuoi un pezzo di questo? Fa schifo, eh. Amo, hai mangiato una fetta e una Stai fetta zitto. Se tu a pranzo ti sei strafogata e io no, è logico. Schifo e basta, sta zitto. Sapevo che dovevamo fare il video, mi sono tenuto leggero. Lei no. Io no, perché se deve essere una challenge, uno deve provare davvero a mangiare normalmente e poi mangiare in questo modo. Così voglio vedere se chi è che mi dà ragione. Scusate. Chi è che gli dà torto? Sei un'esperta. Chi è che dà ragione a lui? Guardate il pistacchio che c'è qua dentro. Clamoroso. Quanto è buono questo. Mamma mia. No, 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 ho mollato, eh. Mi ha sempre abbandonato. Allora, io sono pure una donna. Sì, peso ovviamente. Anche molto meno di te. Mica tanto. Vabbè, comunque, vabbè, ma io salto quanto te, eh. Non so, diciamola appunto. Proprio che sono alta quanto te. Siamo arrivati a 13 minuti, quasi 14, e siamo esattamente alla metà. Ale, alla salute. Dopo ci fa colazione così. Il problema del dolce è che tu non sei pieno, effettivamente. Però stomaca. Cioè stomaca proprio. Questo stomaca tantissimo. Anche il se panettone non si direbbe stomaca. Molto di più il panettone tanto. Rispetto al pandoro. È pieno d'uvetta perché. Bisognerebbe spezzare il dolce col salato comunque. Mi prendo un po' con i suoi. Mi sto rigenerando. Intanto osserviamo la tecnica. Comunque ragazzi, ci divertiamo un sacco a fare questi video. Veramente, li facciamo proprio di spontaneità, niente di assolutamente preparato. Cioè, così proprio. Sì, sì, sì. Infatti speriamo di conoscerci in futuro perché ci piace mangiare e ridere. Oh, quando finisce il lockdown con gli iscritti ci mettiamo tutti d'accordo. In 500 quanti siamo? 71. 571 e vediamo facciamo una mega 1000. Sbraciolata, sai che figata? Sarebbe bello. Quando arriviamo a 1000 facciamo una sbraciolata. Non c'è più stabilità in questa situazione. Siamo andati in questo centro commerciale ieri perché erano aperti, si poteva andare. Lui voleva vedere i panettoni, i pandori. Pensavamo di mangiarci solo il pandoro e fare la challenge solo pandoro. Un chilo di pandoro. Un chilo. Che effettivamente abbiamo più che realizzato. A un certo punto lui ha detto vogliamo prendere qualcos'altro? Io gli ho detto a me il pandoro sta bene. Poi lui ha detto ma a te non ti piace perché di solito tu mangi il panettone. Ho detto sì, io di solito mangio il panettone senza canditi. Abbiamo cercato il panettone senza canditi, non c'era. E oggi gli ho detto che c'era qui a casa. Non è che dobbiamo mangiare il pandoro.
per forza o il panettone per forza. Assolutamente, puoi fare col pandoro, facciamo col pandoro, tanto lo mangio lo stesso. Quindi insomma, per accontentarla abbiamo dovuto prendere anche il panettone senza canditi. Questa è la morale. Visto che questo è meno della metà, questo è assolutamente meno della metà, abbiamo superato brillantemente la challenge di un chilo di pandoro, che poi è diventato 1,8 kg di pandoro e panettone, in 20 minuti. Visto che qualcuno di voi ci ha fatto delle domande per conoscerci ancora meglio, quindi come ci siamo anche conosciuti noi, che cosa facciamo, tutte queste cose. Se hai anche una curiosità, faremo un video, un Q&A. Question and answers. Andremo a rispondere alle vostre curiosità. Sì. Per cui commentate qua sotto. Fateci sapere, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale perché a 1000 iscritti faremo la sbraciolata sul San Vicino. Seguiteci anche su Instagram, H24, se vi va di farvi un po' di cavoli nostri. Ci vediamo nel prossimo video. Che video sarà? Non lo sappiamo. Lo scopriremo. Ciao ragazzi!